Eccoci, Chiara, benvenuta. Mi viene da ridere perché ci conosciamo già, quindi adesso sembra che non siamo stati a parlare per 45 minuti da quando sei arrivata. Facciamo finta ci stiamo conoscendo adesso, che è una cosa seria. Tra l'altro dritta da Roma, perché tu nata e cresciuta a Roma. Sono nata a Palermo, però sì, vivo a Roma da quando ho 2 anni e mezzo, quindi Roma è la mia città. Assolutamente sì, che amo. Ma ascolta una cosa, per arrivare dritti al punto, perché mi stava troppo interessando quello che mi stavi dicendo prima. Sì. Che stavamo parlando un po' di aspetto di televisione, quindi quello che si può dire, che non si può dire. E comunque tu facendo giornalismo, e quindi avendo penna in mano a scrivere, comunque fai attenzione spesso e volentieri a quando stai scrivendo un articolo su qualunque argomento, a quello che potrebbe essere rischioso anche scrivere, mi verrebbe da dire, no? Ma allora, io penso che quando sono giornalista non voglio pensare che divido le due persone, perché comunque io penso che se queste due cose mi appartengono, essere attrice e giornalista, sono due cose che sono mie. Certo. Quindi non penso di dividere la mia persona, però sicuramente quando tu sei giornalista e sai comunque di appartenere a, cioè, che quell'ambito, l'attrice appunto, è il mondo della televisione, è comunque un ambito dove tu devi lavorare, non dico che mi sento costretta a non dire le cose che penso, però penso che se sei una persona abbastanza intelligente, la verità di certe cose che pensi le devi dire quando sei arrivata, io dico sempre, al top, diciamo in cima. Finché non, nel mio settore, diciamo della recitazione, io non ho dimostrato abbastanza, non mi permetterei mai di muovere nessuna delle critiche che oggettivamente farei, però devo assolutamente, insomma, dimostrare prima se valgo o non valgo. Ah, dici critiche che faresti all'ambito proprio secondo me cinematografico. Il cinema italiano, ma comunque il mondo dello spettacolo italiano non sta vivendo un momento per niente facile e quindi ci sarebbero tante cose da dire. Il problema è che quando le dici tu, ripeto, una ragazza di 25 anni, che sì, per carità, ho fatto parecchie fiction, ma non ho ancora avuto quel ruolo. Sì, che dici, esatto. Sbottato. Cioè, sei proprio una persona che uno dice, ma chi sei tu per dirlo? Sì, sì. Cosa hai conosciuto di questo mondo? Quindi per questo nel giornalismo mi concentro su altri settori che ho studiato, perché io ho studiato scienze politiche e quindi la infatti politica. A livello di articolo tu scrivi di attualità e di politica principalmente, sì, giusto? Mi sì, dicevi? Mi piace molto la politica, perché okay. Penso che la politica e l'attualità, però soprattutto la politica deve ritornare a essere una questione di tutti i giorni. Mi viene in mente veramente gli anni 70, secondo me noi giovani dobbiamo ritornare a porci certe domande, essere interessati su quello che succede lì dentro, attorno a noi, e quindi bisogna riaffezionarsi alla politica, anche forse per ricreare dei nuovi ideali politici, proprio perché non ce ne sono più adesso. Per ricrearli forse dovremmo riappassionarci dalle basi, che cos'è il liberalismo, che cos'è la democrazia, che cos'è la socialdemocrazia, e da lì capire un attimo che cosa vogliamo per il futuro, perché sennò è troppo facile, sento dire in giro, sì, no, i ragazzi, io non ci capisco niente, non mi interessa, a me mi piace chi sta a fare bene le cose, o non voto, o magari dicono, non lo so, ma sono tutti ladri, no. Cioè, secondo sì, me bisogna quei prima quei cliché che piazzano, che hanno sentito dire da loro padre o da loro madre a casa, frustrati, quando sentono il TG, e quindi semplicemente proiettano esattamente la stessa cosa che hanno sentito in televisione. Che vai a capire, però. Ma secondo te come mai, cioè, negli ultimi, che ci avevo pensato anch'io, solo che non mi sono dato una vera risposta. Negli ultimi anni, comunque, è vero che la politica, soprattutto all'interno del gruppo giovani, cioè, non gliene può fregare meno. Detto proprio schietto, certo. Non gli annoia, cioè, non gli interessa. Non è dinamico abbastanza, mi verrebbe da dire, per loro, non gli suscita, non gli stuzzica niente. Magari mettiamola così, c'è, cioè, esatto, un Trump, un Berlusconi, vanno a dire lo vedono la stessa cosa che hanno sentito dire mille volte, quindi della serie, sono tutti corrotti, oppure si vota almeno peggio. Però poi se andassi un attimino a chiedergli nel dettaglio, credo che farebbero anche fatica a dirti banalmente quali sono i partiti. Sì, cioè, sì. Non saprebbero neanche dirti quali sono i partiti, sanno che c'è la destra e la sinistra, basta. Forse. Cioè, a livello proprio generale. Però che cos'è la destra, che cos'è, la sinistra? Cos'è che come le caratterizza? Esatto, cioè. Non lo so se lo sanno. Questo. Ma come mai secondo te sta cosa? Secondo me perché probabilmente, io ti posso dire, o banalmente a livello proprio per la nostra età, o diciamo un po' più accademicamente, ti dico che secondo me la politica ha proprio perso spessore in generale dalla caduta del muro di Berlino in poi, cioè da lì proprio la politica ha proprio perso il suo primato, mettiamolo così, l'economia ha preso il sopravvento, perché crollando il muro si è aperto proprio, si chiama il neoliberalismo, e si è pensato un po' a quello. Adesso lo riporto un po' a noi, sennò la gente si annoia, lo capisco, cioè se noi ci pensiamo gli anni 80-90, 2000, noi siamo cresciuti con quale mito? Col mito che ci vogliamo comprare questo, col mito che ci vogliamo comprare quell'altro, col mito che vogliamo andare in vacanza lì. Sì, consumismo, cioè,
perfezionismo, dici, totale. Bravo, proprio. Cioè quello è stato ormai l'ideale principale e non ci sono più quelle discussioni sociali. E mancando, secondo me, le discussioni sociali, anche la politica... Che ti serve pensare di politica se poi alla fine quello che ti interessa è oggettivamente comprarti la maglietta di Off-White, sì, o le nuove sneaker, cioè, della, sì, Nike. La, sì, vedi, sì, come una cosa, vabbè, lo devono pensare a me, cioè pensano loro, sti cazzi. Ma invece diciamo che, esatto, cioè a livello sociale è importante ricominciare forse a pensare a tante cose, cioè anche perché adesso mi viene in mente un altro tema che a me è molto a cuore, non voglio deprimere nessuno, adesso ma dico, va, Serena, tante di quelle, vai, cose, vai, tristi, ma siamo una generazione purtroppo molto, molto depressa oggettivamente, cioè io vedo tanti ragazzi, ma depressa proprio nel vero senso, nel della, vero parola, senso della parola, cioè, bravo, non depressa nel senso che sono mogi o non motivati, sì, no, depressi. Vabbè, i social media poi da questo punto, no, di vista di sicuro non sono andati, sì, molto a dare un forte, ecco, contributo. Poi, sì, non li puoi neanche demonizzare perché alla fine rappresentano anche, hanno creato una quantità di posti di lavoro, se ci penso, comunque opportunità incredibili se li sai utilizzare in maniera intelligente. Però sì, il controeffetto, e lo vedi nei ragazzi ma anche nelle ragazze in una maniera incredibile, sono questi falsi standard irraggiungibili, no? Sì, sono d'accordo. Cioè, tu su Instagram cosa vedi? Vedi sempre le persone... Hai mai visto qualcuno che mette una foto su Instagram che sta passando un periodo da schifo, magari, quindi esatto, è una fase di depressione, pigiama, o comunque pigiama, sì, giù di morale, sta litigato, l'influenza, al lavoro non sta andando benissimo. No, 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 cos'è che vedi? La foto top quando sei nella giornata, sì, tutto in gingheri, tutto mentre sei lì in spiaggia, certo, tirato, la ragazza palestra, messa tutta così. Quindi cioè è una proiezione di questa... E quindi, finta realtà, no? Sono d'accordo, e questo non ci aiuta, sono d'accordo, e si vede, come dici tu, cioè siamo una generazione molto basata sulla superficialità, magari tutti i ragazzi lo sono un po' superficiali perché non è che sono l'adulto che ha capito il senso della vita, no, no, non è... però penso che ne ho visti tanti a 20 anni già che, cioè, dicono delle cose, uno dice cavolo, ma a 20 anni puoi già pensare questo, ti puoi già sentire quasi arrivato, è talmente arrivato che già ti senti spento, e questa è una cosa che vedo spesso, partendo anche dai cantanti della nostra età, no? Tanti ragazzi, non voglio fare nomi però perché poi ci rimangono male, però tanti, mettiamola così, cantanti di 18-19 anni usciti magari alcuni anche da amici o altri usciti da altri contesti, fanno testi oggettivamente depressi. Sì, sì. Adesso c'è un cantante che inizia è con, vero, la B e finisce con la O, è molto molto giovane. E... inizia con la B, finisce con la O, molto giovane. Vabbè, lascio perdere, lasciamo, però, non vabbè, facciamo... lasciamo lì. No, vabbè, ma facciamo, perché tanto veramente... ne parlavamo prima, ma stica, Boli. E, per esempio, non di recente conosco. Mi sono fermata... No, amo. E vabbè, amo. Bolino. Allora, per esempio, Blanco che ha vinto Sanremo, ah, no? Okay. Ah, grande, bellissima, okay, voce. Okay, okay. Però, vedi, curiosa di lui, proprio perché personaggio esploso da poco, bella voce, tutto quello che vuoi, mi vado a sentire parecchie sue canzoni dell'album, tante, che poi c'è quel tema sotto, questo tema di grande vuoto. San Giovanni uguale, mi piace tantissimo la sua nuovissima, la sua nuova canzone di adesso, mi pare che si chiama Luna, ma bella da morire, però anche lì, pesante, cioè, parliamo, dici, di dolore, e sono ragazzi di 20 anni, fa senso, cioè la Raposini a 20 anni però... stava a cantare Marco se n'è andato e non ritorna più, sì, voglio, sì, dire, no, bello pure quello, un dolore amoroso, però insomma, invece lì parlano proprio di... Poi chissà perché sono le più belle però quelle con i testi più pesanti, sì, eh? Cioè oggettivamente. Vedi che ne siamo attratti le canzoni, poi quando parliamo soprattutto poi italiane, no? Quando ci sono quelle un attimino più significative, sì, non so perché a livello di melodia rendono sempre anche qualcosa di più. Sono d'accordo, purtroppo è una dura verità, anche io sono attratta purtroppo dalle canzoni tristi, quindi infatti me l'ascolto. Poi, no, ovviamente, cioè, non ti soffermi sul testo e inizi a viaggiare con la testa, se no ti deprimi anche te a quel punto e dici no, evitiamolo, quindi... Sì, diciamo che se sei giù di morale ti ascolti pure quelle canzoni, piangi, no, per almeno 20 minuti. No, li è ammazzata. Però diciamo che forse di questo dolore, di questa intensità, magari eravamo abituati a sentirli su un'età leggermente spostata in là. Qua parliamo, sì, no, di ragazzi di 17-18 anni che secondo me, ripeto, esprimono proprio quello che proviamo magari anche io e te, perché ci sta. Non voglio dire che non dobbiamo soffrire, non c'è il dolore di un ragazzo giovane, però... me ne sento tanti di questi testi e sono dolori che ti toccano, cioè una tristezza profonda, e questo è un altro tema della nostra generazione. Vedi, anche tu mi dai ragione, perché evidentemente l'hanno dato pure tu. Quali sono i, sì, problemi, sì, della nostra generazione secondo te? Che cosa hai deprimi a parte i social?
Quali sono, dici, i traumi proprio, le cose che non vanno? Ti ho visto io a te. Cioè, se tu oggi passeggi per strada e vedi un diciottenne o un diciassettenne... Cellulare. Cellulare. Ma non il cellulare nel senso del social. Il fatto, una cosa che io noto, che ci faccio sempre caso, è per esempio se vado in giro magari ho le cuffie e mi sto ascoltando la musica. Quindi di solito vado in giro in macchina. Metti che c'è quella volta che prendo i mezzi o devo prendere la metro per comodità. Guarda che fa impressione quando tu sei lì per i fatti tuoi, con le mani in tasca, che stai ascoltando la musica, quindi non sei attaccato al cellulare. Stai ascoltando, ma con gli occhi stai guardando le persone. Sai che anche volendo fare eye contact con qualcuno sarebbe quasi praticamente impossibile all'interno della metro. Ti giri a destra, ti giri a sinistra, vedi schiere di persone così. Tutti, dal ragazzino all'adulto, qualcuno che ha il libro, che invece sta leggendo. Però è incredibile, sono tutti... nell'altro mondo, no? Cioè sono in una bolla, anche volendo fai fatica poi ad approcciarla una persona così. Pensa una volta invece quando non c'erano. Ma dovevamo per forza metterci a parlare, dovevamo per forza interagire l'uno con l'altro, perché cosa facciamo? Stiamo a fissarci tutto il tempo senza parlare? Ma sono che sei in un locale o che sei sul tram o che sei al cinema, al ristorante, nessuno va al cellulare, quindi cosa fai? Interagisci persona con persona. E lì comunque venivano fuori poi anche dinamiche, immagino amicizie, certo, relazioni, cose strafiche. Assolutamente, infatti oggi i social hanno anche sostituito questo. Per esempio mi viene in mente che tanti ragazzi, sempre ritornando alla nostra generazione, magari ti notano e pensano, ah ok, come si chiama, tanto domani le scrivo, e magari rinunciano anche, come dici tu, a quell'approccio, come si dice, a rompere quel muro dell'imbarazzo. Ma no, si cresce pure, no? A superare il proprio imbarazzo, la propria timidezza. Quindi sì, hai ragione, in effetti il cellulare ha causato, veramente ci chiude nel nostro piccolo mondo, cioè i social, che usano questa parola social, secondo me ci rendono ancora più asociali di quello che pensiamo, sì. Perché come dici tu, non ti guardi attorno. Il termine è social, che però ti rende antisocial, perché praticamente stai completamente social nel social, però poi nella vita vera ti rende antisocial. Però vedi, come dice sconsolata, sì, sconsolata, che sei Anna Maria Barbera, Anna Maria Barbera, c'è un suo monologo bellissimo su YouTube, che lei dice, ma quelli sono contatti, quelli sono surrogati di contatti. Poi mi piace il finale del suo monologo, che dice che tipo la cognata gli dice, guarda che io chatto col mondo, adesso, perché lei ha l'accento calabrese, e lei fa, sì, chatti col mondo ma schiatti a casa, perché lì sei rimasta su quella esatto. Cazzo, questa è la verità. No, sono d'accordo. Sono d'accordo. Alla fine. E un'altra cosa, per rispondere alla domanda che mi hai fatto, secondo me, poi vabbè, magari io vado col piede un po' pesante su questo argomento, però è che secondo me ci siamo proprio rammolliti. Ma te lo dico proprio schiettamente. E quando dico rammolliti non c'entra niente il fattore fisico. Cioè sto parlando di una cosa mentale. Il fatto che tu sia una belva di 90 kg o che sia un fusto non c'entra niente con il fatto che tu sia un tipo tosto o deciso. No, ti parlo proprio a livello di come si approccia alla vita. Cioè vedo che le persone adesso al minimo problema, alla minima folata di vento, passami il termine, sono persi. Nessuno riesce a crearsi un minimo mentalmente, ti parlo, di una certa stabilità e di consapevolezza del fatto che, indipendentemente dal tipo di vita che conduci, ne parlavamo anche l'altra volta quando eri venuta a Milano, che dicevamo non importa neanche la classe sociale a quel punto da cui arrivi, le mazzate la vita te le tirerà comunque. Sempre. Adesso senza fare il discorso da filosofico, no, certo. O cose, però, è una realtà dei fatti, certo. Non è che sto dicendo nessuno qualcosa di nuovo, facile, cioè nessuno può essere in disaccordo con questo, perché ognuno l'avrà sperimentato nella propria vita, quindi... Poi tutto relativo, no? Perché quella che magari è una sventura che succede a me, comparata magari a una sventura che è successa a te, dici, Gio, cazzo, mettiamola un attimino anche a livello di bilancio, vedi che la mia è molto più pesante. Però comunque non vuol dire che non abbia avuto un'influenza su di me, no? Quindi nel momento in cui non riesci a mentalmente essere anche un attimino preparato a queste evenienze... Cavolo, cioè, ogni volta allora cosa vuol dire? Che ti prendi una sbandata incredibile e vai fuori strada per chissà quanto tempo prima poi di tornare in carreggiata? E poi alla prossima che ti arriva, di nuovo fuori strada per rientrare? Cioè... Diciamo che ci manca la solidità. Secondo me perché ci mancano gli esempi. C'è una bella frase di Pertini in questo, che i giovani soprattutto hanno bisogno di esempi. Secondo me noi giovani... Oggi oggettivamente chi sono i nostri esempi? Il calciatore, con tutto l'amore del bene dei calciatori, ma chi sono i calciatori pure lì? No, le Kardashian, pure loro, le Kardashian bravo, per le donne. Calciatori, stima per tutti, perché anche loro nella loro vita, anzi a 16 anni abbandonano casa, vanno, inseguono il loro sogno, però come dire, proprio gli esempi anche in famiglia, no? Le famiglie stesse si sono sfasciate, quindi l'amore che può durare per tutta la vita, altro esempio, non è più vero.
E già in Italia, qualsiasi cosa vuoi fare, ti dicono: ah, ma in Italia, ah, ma guarda che qua è difficile, là. Sì, vai Secondo, all'estero, esatto, qua mamma niente. Ah, ma mia, che a me sta cosa mi che fa girare le palle, palle veramente un'altra a Erika, te lo cavolata. giuro. Perché, come abbiamo detto io e te, se sei soldi, tutto paese, prendi, resti, magari lo cambi, pure se non hai. Cioè, tanto Esatto. prima o poi O io ci comunque ti credo. dimostro che riesco a fare anche quello che voglio Bravo. fare in questo paese. Poi va bene, Forse questa è pagherò la il triplo verità. delle tasse che avrei pagato Mamma invece se mia. avessi fatto Uff. qualunque business che io voglia fare all'estero, però è una mia E lo responsabilità, stipendio certo. proprio lo prendo il E meno lo del prendo meno almeno del il meno. meno, però Però ho sono io che la devo prendere come dimostrato. scelta, o sei te? Sono Sono io, lo d'accordo. accetto, basta, man, che Sono te devo. d'accordo. Purtroppo, vedi, per fare questa mentalità dobbiamo chiederci io e te perché ce l'abbiamo. Perché forse io e te ci pensiamo delle persone caparbie. Forse dobbiamo capire chi ce l'ha data questa caparbietà. Io, per esempio, vedi, torno ai miei genitori, vedi, non puoi farne a meno la famiglia. Oggettivamente i miei Sì, anch'io uguale. genitori sono stabili, sono lì. Mi danno amore, mi dicono sempre che prima o poi nelle cose ci riesco e vuoi non vuoi, io poi ci credo. Cioè, mi hanno insegnato una vita positiva sin da quando ero bambina. Non che i problemi non esistano, come dici tu, mio padre mica era cretino, cioè, ovvio che mi ha detto: guarda, guarda che succede questo, però mi ha infuso fiducia. Ah Quindi, certo, a livello di forse mindset comunque ti ha a detto te rimani pure i sempre in genitori, modalità, pensi? sì, Tuo padre, 100%, tua madre, pure tu. 100%, entrambi. Quindi forse Entrambi. vedi Che il fatto che loro poi sono loro sono assenti. letteralmente uno l'opposto dell'altro, cioè Anche loro miei. non so come è vero che gli opposti si attraggono perché hanno veramente caratteristiche e Si qualità completano. completamente diverse, Chi è però il pazzo? com'è Non mi che ricordo, il papà o la mia mamma? mamma è fuori controllo, ovviamente in Dai. senso positivo, però è una sempre giovane, no? Da un punto di vista di energia, andare fuori, fare, disfare. Mio padre invece è un po' più Concreto. sport a manetta, che è la sua valvola di sfogo, ma non gliene frega tanto di quella che è tipo la vita social, no? Cioè, quindi a lui di Bravo. andare a fare la cena, Dove la gli piace a serata, le cose, lui. cioè lui se Giusto. fosse una cosa magari più in intimità a casa con degli amici o per i cazzi suoi proprio anche. Lui sta da Dio. Era Mia meglio. madre invece è un animale da compagnia. Vuole Cioè, fare lei. No, feste, vuole stare in mezzo lei alla sta bene proprio quando gente. c'è casino, gente, festa, si diverte, vede gli altri che si divertono, quindi si diverte ancora di più. Però, cioè, comunque 25 anni di matrimonio, ormai forse anche Che non sono qualcosina di pochi. più. Secondo E te per qual stare è insieme la devi. forza di loro? Cioè, qual è la differenza fra noi e loro? Qual è la forza di quella generazione lì? O magari qualcosa che loro hanno e tu pensi che noi non abbiamo? Perché tutti, vedi, Non lo li so, prendono pure un è po' in tosta giro, i questa cosa. No, boomers. Io invece penso che loro siano una generazione. beh, dal punto di vista di relazioni, se comunque sono loro se la sono vissuta ancora in modalità old, quindi Senza loro cellulare, voi senza fate cellulari, tutto. senza quel tipo di interazione come abbiamo detto prima, quindi per loro era ancora un approccio vecchio stile, no? E poi c'erano Sì. ancora valori come il matrimonio, questo in cui. Ma però poi secondo me a prescindere dalla generazione, no? Chiaramente cambiano le qualità e le caratteristiche perché vieni influenzato dal contesto nel quale cresci, quindi Certo. il ragazzino anche adesso come gli fai a dire qualcosa? Noi non è che siamo cresciuti, cioè quelli che hanno adesso 12-11 anni, quando ce li Madonna. avevo io non era ancora uscito neanche il primo iPhone. Madre santa, verissimo, Cioè, assolutamente. paradossalmente, quindi il cellulare avevo il Nokia, giocavo con lo Snake di Mamma mio padre mia, sul l'amore Nokia, mio. 5 minuti e poi glielo davo ed ero fuori al campetto a Bellissimo. prendermi a scarpate con gli amici e a Sì, giocare col pallone. io pure. Però non è colpa mia, e questi ragazzini, poverini, è colpa loro, quindi se a 12 anni adesso ci sono TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook e chissà quante altre nasceranno, cioè se ne inventano Madre. una alla settimana, quindi Sì. come fai a dirgli qualcosa loro? Giusto, i miei No, amici tu loro sei comunque l'unico vogliono che. far parte del gruppo, quindi tu dici questa è la loro realtà, non è che gli puoi dire guarda. Però E in cosa fai? Glielo questo, togli? Glielo no, togli? Cioè, ce l'hanno però tutti devono gli essere amici e tutto, cosa fai? consapevoli. Ma quell'età, caspita, Chiara, ma non ti ricordi come eri anche No, te ovvio di che nessuno è mentalità, allora, eccetera, consapevole, eccetera. Cioè, io mi rifaccio però su di me, completamente fuori controllo. lo so, Completamente fuori controllo. idem, E io poi quello ti che mi senti dicevo che di sai non già fare tutto. facevo, Ma poi mi sentivo che sapevo già tutto, capisci? chiaro. Cioè, Mamma mia, 14, 15, 16 15. anni ero nella fase in cui. Ascolta. Figurati, Cioè, ovvio. ma a me me lo viene a dire. Ma Cioè, se mai sono ovvio. io che ti vengo a dire a te, cioè, Bravo. capisci completamente e non avevi idea di assolutamente niente. Non Idea di per colpa tua, niente. ma non avevi ancora nessun tipo di responsabilità nella tua Niente. vita, no? Quindi, Non sapevi proprio niente della vita, sono niente, d'accordo con niente. te. Tu Volevi avevi il tuo provarle motorino, tutte. avevi la tua ragazza, avevi la compagnia Madonna. di amici, eri fuori, cazzeggiavi e gli dicevi: mamma mia, Mamma mia. E tutto uomo quello che ti vissuto. dicevano i genitori erano le cavolate da vecchi che dicevi: mamma, pensa cosa ha pensato Entrava questo? da un Che orecchio, mi può usciva dall'altro. succedere? Che Che cado? Che cado. ma quando mai? E tu ti butti e dici, poi però. No, vabbè, poi però la maggior parte delle volte questo adesso giriamo la frittata, sennò sembriamo vero dei pesantoni. L'adolescenza va vissuta sicuramente fino alla fine, anzi, Chiaro. l'adolescenza è praticamente
anche un po', come si dice, mi spiace, però uccidere il male da madre e padre, nel senso è normale che tu in quel momento vuoi fare tutto quello che loro ti dicono che non si fa. E secondo me, ecco, rigiriamo la frittata anche da questo senso, chi nell'adolescenza non si vive quella libertà e quella ribellione, poi dopo forse ne risente anche un po'. Mamma mia se la risente. E essere il santarellino, la santarellina in adolescenza, poi dopo quando è inevitabile che la accusano. No, te sei già vissuto, ti vedi questa all'università. Rispetto a loro, tanto, è vero. Sì, è vero. Beh, oddio, non dico che le esperienze che ti formano nella vita, però insomma, dai. Ma comunque, puoi rimanere presso da qualche parte tutta questa, questo non sfogarsi negli anni in cui ha anche la scusa e il permesso tra virgolette di farlo, sì. Guarda che poi dopo viene fuori dopo che diventa peggio, perché un conto è vedere un diciottenne che si sfoga, un conto è vedere un quarantenne che si sfoga, che 40 sei ancora giovanissimo ad oggi, però questo è punto politically correct, però no, beh, 40 è vero dai, è vero, 40 sì, oggi caspita, sì, stai, sei sul pezzo alla grande. Vedi già i tempi dei nostri invece, quando loro erano giovani il 40 era già della serie aia, passato. Come stai? 40. Tutto bene? Hai fatto i check in ospedale? Madonna. Tutto a posto? Oh, Madonna, sì, hai visto il colesterolo? Hai notato la pressione com'è tutte le mattine? Infatti questo è cambiato, infatti ci si sposa sempre più tardi, 35-36, le ragazze della mia età. Che tu quale sei delle? Io 95. 95, 20, quindi ne devi fare, ancora ne devo fare, ne devi fare 27. Fare, sono di novembre. 26. Ma te come te la vivi questa cosa? Oh, come te la vivi? A mia fetta è 40, no, sono giovane. Perché sono 96, giovane. Siamo letteralmente coetanei. Cioè. Ma come te la vivi te? Cioè, no, te la sei mai, sai, tra te e te, no? Se lo vuoi dire. Te lo sei mai fatto il ragionamento della serie, che ne so, a me piacerebbe, tipo, vedermi, immaginarmi con una famiglia certo. A 33, sì, che ne sì, so, giusto per spararti... Ma allora, la maggior parte delle mie amiche, come giusto che sia, vedo che noi tardiamo molto perché vogliamo realizzarci. Certo. Io invece la penso che secondo me è vero, un figlio è una grande responsabilità, ti richiede tempo, ti richiede tanta attenzione, però mi piace anche in questo essere un po' ribelle, un po' spregiudicata, pensando che forse anche se mi accadesse domani non smetterei di cambiare i miei piani, cioè nel senso che se fra un anno dovesse succedere non mi vedo con un problema in più, casomai mi vedo con una forza in più. Cioè nel senso, ho un figlio, ok, mi dovrò organizzare meglio, però non mi tiro tosta indietro, però, molto tosta. Però senti, vengo da una nonna che ha fatto 9 figli e ammazza, okay. Napoletana, precisiamolo, e quindi e tu ricordami, eri figlia, non eri figlia unica? O eri figlio? Io ho una sorella, una sorella, ho fatto okay. 2 figli nella norma, okay. Però ho capito, cioè mi piace pensare che poi alla fine le cose si affrontano, ecco, sempre da quella mentalità lì. Poi è ovvio, adesso sempre per gli altri che ci ascoltano, adesso magari stanno pensando ci devi avere i soldi, ci devi avere la stabilità, però se pensiamo a tutte queste cose, intanto l'Italia ha il tasso di natalità più basso del mondo, se aspetti i soldi, se aspetti il momento giusto, se aspetti di questo, quello, non si fa più niente, quindi secondo me sui figli o su farsi una famiglia, noi donne o noi ragazze, noi giovani donne di domani dovremmo un po' pensarla fatalista. Cioè nel senso, hai trovato quella persona, chiaro. Se la cosa succede, succede, tanto i figli capitano ancora per caso, uno dice certo. Di no, ma capitano ancora certo. Per caso. Se dovesse succedere, o comunque stai con una persona da tanto tempo, secondo me non bisogna averne così tanta paura. Io vedo persone per me delle... sarebbe panico. Vabbè, certo, te lo dico onestamente. Po'... A me adesso 25 che vado verso i 26 sarebbe panico. Ma panico. Perché ti vedresti bloccato, no, tu dici panico, cavolo. Panico. E tu dici, caspita, comunque cioè, ho già casa mia dove vivo, hai la tua, hai la tua indipendenza economica, hai tutto in regola anche eventualmente, no, per certo. Pensare, però non, cioè non, concettualmente faccio fatica adesso certo, a immaginarmi, ma nel senso io pure voglio fare ma detto tante anche egoisticamente, faccio fatica a immaginare certo. Di non mettere la mia vita in primo piano per come focus, ma di renderla e inevitabilmente diventa in secondo piano nel momento in cui ho un certo. Figlio, è l'unico motivo per farla diventare in secondo piano, perché certo. Secondo me anche quando trovi una donna che magari è anche veramente la donna della tua vita, a quel punto voi siete insieme. Cioè siete in parallelo, capisci? No, certo, secondo me non è che c'è sempre... lei davanti o te davanti dal suo punto di vista, no, e lei davanti dal tuo, siete insieme, cioè andate un tutt'uno. Certo. Il pargolo è quell'alieno. Diciamo che il mio è più uno spirito. Che arriva... Poi ovvio che stai parlando di una persona che, ripeto, sta a mille, fa proprio come diciamo a Roma, si sfascia, fa serata, fa tardi, mi piace fare tante ti cose. Guardi giù e inizi a vedere che qua da un giorno capito, all'altro quindi inizia ovvio ad andare, che lo so che mi cambierebbe la vita, tutti gli scompensi ormonali. Mamma Chiara mia. Come stai? Gio, mi hai rotto le palle. Chiara, volevo chiederti se potevo andarci a bere qualcosa. Scusa Gio, scusa che mamma mia, non ti puoi mangiare, cioè, questo devi stare non puoi attenta mangiare a quello. Quello
E tutta la parte post poi, mamma cioè mia. È un neonato, ok? È un neonato, non è il bambino piccolo che dici chiamiamo latato, cosa fa? No, no, è un neonato. Dipende cioè. Da me, dipenderà da me. Ma io lo dico più come slogan, mettiamola così. Penso che noi però, penso che ci stiamo un po' impantanando proprio come concetto, ci vedo un po' troppo tirate, spaventate. Sì, no, quello sono d'accordo. E secondo me anche le donne appunto 30-33, cioè faccio tanti esempi di tante coppie, 8 anni insieme vado a convivere. Perché non voglio giudicare nessuno, però io ho un'opinione sulle cose e le dico perché mi fa piacere, però capisci queste cose, 8 anni poi vai a convivere, ma cavolo, 8 anni ancora non hai capito se quella persona ancora non vuoi fare 8 anni è veramente tanto poi. Ma scusa, ma poi in 8 anni non sei già andato a convivere? Cioè lì capito? Tendenzialmente eh no, perché magari ci stai insieme tipo da quando hai 19 anni. Ah, dici da quando hai 16 anni che hai fatto 16, sì, ok, 21, ci può stare. 22, sai, no, magari. No, pensavo più in ottica età nostra, cioè lì la convivenza la fai e se ti trovi veramente bene con una persona già nel giro di un annetto o sì, due. Qualche mese, un annetto, che cioè, ci pensi. Che però anche lì non vuol dire che inizia convivenza, cioè che letteralmente viviamo 24 ore su 24 insieme. Però comunque tu magari hai casa tua, io a casa mia e comunque già nel momento in cui stiamo a dormire nelle case reciproche certo. almeno 4 volte a settimana non è convivenza ma Certo. Cioè, però insomma esatto, cioè 5-6 anni comunque sto già capendo cosa vuol dire stare con te quando ci svegliamo la mattina, stare con te durante tutta un'intera giornata, stare con te la sera, andare a letto certo. insieme, svegliarsi insieme e quindi certo. già nella mia tutti testa mi sto persona. Facendo dei criteri della serie. Sono d'accordo. Cazzo, questa mi piace fare anche in tutte queste determinate oppure la situazione opposta. Oddio, non Madonna, siamo così diventa un po' mamma, cioè, un po' stressante. No, no, un'altra persona, un'altra persona. Ma è possibile che ti sei immaginato una persona ci convivi? 100%, 100%. Essere, 100%, essere, soprattutto in un periodo prolungato, perché all'inizio anche ed è così, le persone cercano sempre di far vedere anche la parte migliore, no? Quindi magari quello anche cose all'inizio. Che magari normalmente nella tua routine non faresti, però certo. se sai che è una cosa che mette a tuo agio l'altra persona, soprattutto certo. nei primi periodi di frequentazione o di convivenza, tra virgolette, cerco di farla lo stesso. Poi nel momento in cui mi metto a mio agio e vedo che le cose sono andate, a quel punto esce la vera persona che tu sei e anche dall'altra parte. E se a quel punto riesci a combaciare, boh, basta. Cioè non hai più certo. non ci sono più scheletri nell'armadio, mettiamola così. Però se invece non ti vado più a genio per come mi comporto, le cose che faccio, o proprio il mio stile di vita all'interno della casa, come fai? Dai, veramente per questo ci si lascia, dici, per così poco, pensavo un po' di più. Beh, ma dipende cos'è quel poco che certo. ci si intende, perché magari per me è vivendoci poco, ma per te giorni. Magari è una questione veramente importante. Può essere, o magari per scopri, dire. Come dici tu, o dei lati, sì, esatto, di una persona, o magari una persona ti assuefa talmente tanto che, non lo so, sai, le relazioni, adesso si parla delle fine delle relazioni, secondo me alle volte finiscono anche perché sono già finite da tempo e tu le vuoi portare avanti. Questa è un'altra cosa assolutamente molto difficile. C'è un film che adesso ha avuto un sacco di successo su Sky, come Lasciarsi un giorno a Roma, non so se l'hai visto. No, di chi è? È molto bello, di Edoardo Leo. Ha fatto okay. sia il regista lui che forse l'ho visto quando li puoi comprare Sky. Da vedi cioè Lasciarsi sì, dinamiche di coppia proprio il wow, film lì sì. molto veritiero quel film, mi è piaciuto tantissimo. Bravo, cioè, Edoardo Leo comunque lui è molto lui è naturale. Sì, cioè non sembra forzato quando lo guardi, non ti infastidisce, cioè, anzi dici sembra proprio lì in quella determinata situazione presente, non forza niente. E se pensi che la prima volta che l'abbiamo visto tutti noi, penso più o meno, era un medico in famiglia, tu te lo ricordi? No, tu l'hai visto là la prima volta? Certo, non sapevo neanche che l'avesse fatto. Io penso che lui l'ho iniziato a conoscere quando ho visto Smetto quando voglio. Ho visto Smetto quando quella quello dei chimici e degli scienziati che salario minimo, una vita di stenti e dicono ma caspita con tutte le competenze che abbiamo, ma facciamo ste allora. Droghe e le iniziamo a vendere. Ma va. E commedia, però commedia, quindi mi sono fatto mille risate e loro fanno morire come banda. Ne hanno fatti tre. Smetto quando pensavo voglio uno, Masterclass là. E poi il terzo non mi ricordo come si chiama. No, quindi lui lì l'ho visto e ho detto... Sì, mi sì, piaceva sì, nell'ottica no. di commedia, però mi ce lo vedevo anche a fare qualcosa più di sostanza a livello tipo di dramma, esatto. Beh, quello sì, più o meno comunque Lasciarsi un giorno a Roma ce l'ha messo poi un po' di dramma. Ma lui vedeva una bella, oggettivamente una bella carriera, iniziare da un piccolo ruolo che aveva avuto, mi ricordo almeno, non so se magari prima ha fatto qualcosa, però io me lo ricordo veramente da lì, vedere che poi vedi è riuscito veramente a imporsi nello scenario italiano, poi uno dice vedi la carriera non è possibile. In tutti i settori, poi alla fine i sogni si realizzano, io ci credo.
devi soltanto insistere, magari alle volte, vedi, diventi, arrivi a avere il ruolo a 30 anni, magari importante, ci arrivi a 35, chi ci arriva a 30, chi ci arriva come Justin Bieber, non mi ricordo, a 14, 15 anni. Poi Morgan Freeman a 50, incredibile, Morgan Freeman a 50, il vero exploit, la vera botta l'ha fatta che aveva 50 anni. Ma non mi dico una settimana da Dio, prima, no, no, va già fatto, va già, ma va fatto anche qualche cosa da giovane, ma non se lo cagava di pezza nessuno. È a 50 che poi ha iniziato a beccare uno dei primi ruoli in cui hanno iniziato a notarlo veramente. 50, cioè, 50 cacchio, se non hai mollato. No, esatto, ma poi sono già anni che ti sei messo via l'idea che tu non sarai mai un attore di successo, ma sarai un attorino che gira nei sottoborghi, mettiamola così. Quando arrivi a quell'età, porca vacca, cioè ormai ti abitui l'idea che sì. No, no, è andata, hai detto, cioè, non, cosa, dici, mi arriva adesso a 50 la svolta della vita, ma dai, non mento a me stesso, no? Lo accetto, prima lo accetto, prima sono a posto da un punto di vista proprio mentale, basta, finita. Perché i lavori artistici, vedi, dipendono e non dipendono da te. Poi io non posso parlare perché, ripeto, non è che sono arrivata alla fine di una strada, sono praticamente all'inizio, sto guerrigliando, però sono veramente, non si può mai dire, cioè praticamente dipendono da te, non dipendono da te. Sicuramente penso che, cioè, ovvio, se no sarebbe sbagliato, il talento ci deve essere, però allo stesso tempo l'arte in generale devi arrivare, sì. Si parla di emozioni e quindi si parla di cuore, di immagine, di tante cose, che non è una cosa tangibile. Non è una cosa tangibile, compiamo se scontata, un'altra cosa scontata da dire, può piacere o non piacere, o può arrivare o non può arrivare. Il successo penso che nel mondo dell'arte sia dovuto proprio da una magia, cioè è inspiegabile. Forse se andassimo veramente a chiederlo alle grandi star, chissà se loro si sarebbero mai spiegare qual è la chiave del successo. Ma ascolta, se io fossi tipo Martin Scorsese, no? Sì. E ti dicessi, senti Chiara, scegli il ruolo che vuoi, cioè proprio il ruolo della vita, e io te lo faccio, nessun problema, te lo do, ci penso io. Io faccio il regista, ti do il ruolo e ci costruiamo la storia attorno. Io... Qual è il ruolo che, anche magari di film che hai visto, no? Che dici, guarda, io ad avere la possibilità, tornando indietro, di prendere il suo posto e fare il ruolo di quell'attrice lì in quel film lì, ti giuro che sarebbe il mio sogno. Ma secondo me, io ne avevamo già parlato, mi ricordo di avertelo detto, e a me piacciono molto i ruoli drammatici. Sì, per adesso quello mi ricordo del dramma, sbozzarci purtroppo, però sì, però che lì sai, ci sono tante sfaccettature del dramma, no? Cioè dramma, perché già fare un film di dramma italiano, di relazione è diversa così, piuttosto di farlo magari di dramma che stai vivendo in una regione dove c'è la guerra, certo, per dire. Ma più i film, allora mettiamola così, verso la scia di Sofia Loren non mi dispiacerebbe, penso a chi purtroppo ho puntato, però sono, mi sento molto simile, comunque dai, mettiamola vicino a lei, perché comunque lei pure è napoletana e io penso che la napoletanità veramente è una cosa che quando hai l'onore, viene da dire, di vivere nel tuo sangue, nelle tue radici, è una cosa molto molto forte che ti spinge a vivere, a recitare in certi modi determinati ruoli o sentire determinate dinamiche. A me piacerebbe tantissimo recitare quei ruoli un po' mappazzoni, proprio drammatici, delle famiglie degli anni 60, gli anni 50, la fame, la guerra, la ciociara, la ciociara, okay, pure, okay, vedi? Okay. Penso che sia un ruolo meraviglioso, la ciociara, bello. Bellissimo. E pensa che lei aveva 25 anni, incredibile. 25 lei? Cavolo, io l'ho scoperto da poco. Lei aveva 26 anni e sembra una donna di 33. Sì, 32. Infatti avrei detto qualcosa, cavolo, di più. Avrei detto una sulla trentina. Mamma mia, ma sia fisicamente, ma perché, che anche. Sì, sì, no, ma perché sembra proprio una donna, sembra già una donna fatta e finita. Esatto. Invece aveva 25 anni, aveva la mia età, sì. Se ci metti a confronto io sembro veramente sua figlia, perché comunque ma poi sai che l'effetto di vederle anche in queste grosse produzioni comunque aumenta di età tutti quanti, no? Sembrano, sì, più grandi, poi sì, li vedi, sì. Però forse secondo me anche la fisicità delle donne di una, sì, volta era diversa, sì, io, sì, le vedo proprio che erano statuarie, noi po' pupette, un po' ragazzine, non lo so, anche fisicamente secondo me questa cosa. Invece poi di 14-13 anni stanno tornando a diventare più donnone. Di recente, sì, sono stata in discoteca, una discoteca che non tornavo da tanto tempo, e c'erano praticamente, giustamente, la media di 16 anni ancora lì, perché c'erano, l'età media era quella, sono capitata per caso. Loro sono tornate a essere, a sembrare un po' più grandi. Ah sì, ti becchi alcune, sì, in, sì, giro, che finché non aprono bocca, quindi non hai modo di chiacchierare, ah, che allora a quel punto dici, ok, ah, tu, okay, scusami, hai 16 anni. Tu ne hai 18, forse, direi, sei proprio, se la forziamo un po', però da un punto di vista estetico te le vedi già magari a 16 che si vestono da battaglia per la serata, te la, sì, becchi con un tacco così, l'abito
che non lascia immaginare niente, perché si vede letteralmente tutto, e a quel punto il neurone maschile che inizia a sbattere. Non pensi così, all'età, pensi a quel momento. No, beh, sai, poi dipende, anche lì, poi sai, anche tra amici maschi ne parli di queste cose. Ha voglia, ha voglia. Cioè, discoteca, se vedete oggettivamente una bella ragazza. Cioè, io ho amici che, per esempio, la ragazza, loro giustamente fanno un ragionamento, Gio, dai 18 in su, e non sto parlando di amici di 50 anni, sono amici miei coetanei, okay. Fanno, Gio, ascoltami, da 18 in su, cioè, nel senso, sì... A me va, e magari sono anche alcuni più attratti dalla ragazza più giovane. Ok. E altri invece che invece sono attratti dalla ragazza qualche anno più in là. Cioè, per esempio, io se dovessi scegliere tra una ragazza più giovane o una ragazza che approccia più i 30, essendo io a 25, tutta la vita quella che approccia i 30. Non so neanche dirti di averci condividere, di poterci giustamente. No, beh, quando ci parli non c'è paragone a livello delle cose che anche lei ti può dire in base alle esperienze che ha vissuto nella vita, no? Non che la 18enne o 19enne non abbia sostanza o comunque non ne abbia fatte, ma proprio per tempistica ha comunque un gap di 6 anni. In cui comunque succedono tantissime cose, perché approcci il mondo del lavoro, finisci l'università, inizi magari a vivere da solo, fai disfi, viaggi, cioè le superiori ti tengono molto rilegato comunque, no? Alla tua comfort zone, a vicino a dove stai, no? Non ti danno grosso spazio per... Sì, non hai fatto... Sì, il mondo del lavoro uno non ci pensa, ma ti cambia tanto. Stai scherzando? Cioè, comunque poi ti confronti con un mondo totalmente, veramente totalmente diverso, dove sei solo. Cioè, i tuoi genitori possono avere, come dicevamo, tutte le garanzie che vuoi, però poi comunque veramente se ti devi dare da fare sei solo, e se devi fare una carriera, ripeto, sì, per carità, le conoscenze possono anche, uno non si deve neanche vergognare secondo me se ce le ha, perché c'è una bella frase che mi ha detto una volta una mia amica: ma perché se mio padre ha faticato tutta una vita e ha 2 amicizie, cioè comunque le ha sudate quelle amicizie, certo, perché magari, perché non le posso anche io magari come inizio per poi farmi da me. Però il mondo del lavoro, sei veramente insomma da solo, ed è veramente una come dice, un campo di battaglia, nel senso tutti vogliono arrivare prima di te, a scuola pure, c'è la competizione di quello che vuole via 8, di quello che vuole prendere il 10, però insomma il mondo del lavoro ti giochi proprio il tuo futuro. Sì, sì. Inizi proprio a dirti che cosa voglio, e mo ce la devo mettere tutta, e mo mi piace questo, mi piace quello. Però è bello, cioè inizi a fare sul serio magari a 20 anni, un minimo, ne abbiamo esatto molti di più, però no, sì, ma assolutamente, cioè, 25, come dicono in inglese, step up your game, cioè lì è il momento in cui vai, passi a un livello diverso, sì, inevitabilmente. Inizi a farti, cioè vuoi secondo me costruire qualcosa. Esatto. Perché se no, giustamente ti sei divertito, se a 20 inizi a dire ok, però a me che mi sta, cioè che cosa inizi a fa? Perché magari... Che cosa noto di molto importante? Ti vuoi continuare a divertire? Magari attorno a te le persone si divertono con te, però se tu non hai quel ragionamento di dire io voglio fare questo e inizi a lavorarci, è un attimo che veramente arrivo nei 30 e tu sono magari hai passato il tempo... Sono d'accordissimo. Senza, per carità, non c'è niente di male, però a viaggiare, andare in discoteca... Però poi sì. Quanto è dedicato? Ma che poi lo puoi benissimo fare. Lo esatto, puoi benissimo continuare puoi fare a farti. Tieni quel weekend o quell'uscita con gli amici, le cose, però... Cioè, son veramente d'accordo con quello che hai detto, perché anch'io, per esempio, dai 17-18 è quando proprio per me c'è stato un click, cioè che sono diventato mezzo, non dico ossessionato, ma sentivo proprio la spinta e la necessità di iniziare... Sei diplomato? No, da prima, da quando sono tornato, ho fatto il quarto anno delle superiori, ho vissuto all'estero, ho vissuto in America, ho fatto come exchange student, ho vissuto in una casa famiglia, okay, con 4 fratelli americani, io sono figlio unico qua, quindi dovevo fare 6 mesi, dopo 2 settimane era come se ci conoscessimo da 6 anni, ho detto ragazzi faccio tutto l'anno direttamente, mi hanno dato il permesso. Però da quando sono tornato dall'America per me c'è stato un click a livello di, non so come dire, afferrare la vita, nel senso che volevo realizzarmi, cioè iniziavo a sentire questa spinta, questo bisogno di iniziare a darmi da fare, iniziare a essere indipendente economicamente, iniziare ad avere degli obiettivi, capisci, proprio di sostanza, per non stare lì a giugiolare in giro, è serate, facile, divertirti, sport, vabbè che fai le tue cose, però cioè non hai... No? Non ti sei dato quell'obiettivo, quelle cose che ti danno comunque estrema motivazione per continuare a lavorarci, per raggiungerlo. Poi lo raggiungi, ottimo. Non ce la fai, sti cazzi, cosa ti devo dire? Ci ho provato al 110% delle mie energie e delle mie capacità, non ce l'ho fatta. Vuol dire che mi muoverò verso qualcos'altro o ci riprovo, non lo so. Sono d'accordo. Però mi spinge e mi ha sempre spinto. E le sconfitte sono importanti, pure questo bisogna parlarne, dobbiamo dire che non puoi pensare che tutto succede subito. Forse questa è un'altra cosa che noi...
della nostra generazione ci aspettiamo, vediamo tutto subito, anche perché forse i social questa illusione ce l'hanno data, no? Di dire, ah ma quello c'è riuscito, ah ma quello c'è riuscito. Eh sì. Però come ci si arriva? Cioè in realtà devi mettere in conto che non ce la fai, cioè che le prime volte magari proprio inizi a lavorare e ti senti un cretino. No, ma adesso se la gente a 25 anni non è milionaria, non hanno fatto già i milioni, ma proprio quelli pesanti, loro dicono, no vabbè, sono un fallito. Bravo, cioè della serie non ci credo, è troppo tardi adesso, sono in ritardo. Ma sei in ritardo di che? Bravo. In ritardo di che? Cioè 25 anni. 25 anni e sono lì della serie, ma guarda quello 18 che va in giro in Lamborghini, ma lascia stare, esatto. Lascia stare. Verissimo. Non fare il focus, stai su di te, che poi ognuno ha un percorso diverso. Per gli obiettivi che hai te, le cose che ti esatto. piacciono, le cose che vuoi raggiungere te, magari il percorso fa sì che tu debba avere pazienza e inevitabilmente step by step tra qualche anno poi eventualmente arrivarci. Sì. Quello che ha 18, che ne so, il cantante uscito da Amici che fa il botto e fa i soldi, o quello che diventa famoso sui social, o quel che lei che quindi inizia a fare... Buon per lui, non, esatto. Ma che te frega, non è quello che ti piace fare a te, quindi non puoi usarlo neanche come metodo di paragone. Sono d'accordo, cioè ognuno ha il proprio tempismo. Eh certo. Cioè la vita ti dà, cioè hai una tua strada, e in quello forse esatto, cioè siamo forse bombardati da, beh, succede pure senza i social come dici tu, cioè vai in mezzo alla strada, vedi tutte quelle cose e pensi, ah vedi sono un fallito, invece sì, come dici tu, devi pensare, continuare ad avere fiducia e pensare che la tua strada magari fa 4 curve in più, però magari quando prendi quella strada ditta arrivi all'Everest, mentre magari capito. Quello che hai visto sta sul Monte Bianco, tu però dopo 4 curve sei arrivato più capito. Là. Quindi... Che poi tu lo stai vedendo dai social, tu non lo sai se lui è arrivato sul Monte Bianco, tu stai vedendo quello che ti sta proiettando, che 9 volte su 10 è pura illusione o apparenza, poi di base e fondo invece... Invece ti pongo un'altra domanda, tu cosa ne pensi del fatto che... non risparmiamo, e anche se guadagniamo quegli 800 euro ce li spendiamo tutti, cacchio, la nostra generazione, la nostra età, tutti, è che è una grandissima cazzata, cioè noi non pensiamo certamente a metterci qualcosa da parte, è proprio un errore. È proprio un errore. Molti mi rispondono, ma io voglio fare il top. Cioè, pure se guadagni quel gruzzoletto, non è che ti scegli l'albergo, magari che dici, vabbè, rinuncio a questo e faccio... No, io vedo proprio che giustamente o ingiustamente, o non lo so, perché in questo non posso parlare, sono fortunata. Vogliono, li spendono tutti e vogliono fare quelle cose che costano tantissimo. Non lo so, vivere sopra le aspettative, lo capisco, si dice, no? Lo capisco però, perché anch'io mi ricordo le prime volte che ho iniziato a guadagnare i soldi e cioè comunque andavo a spendere quella giacca che volevo, quel pantalone che volevo, quelle cose, mi toglievo subito lo sfizio perché ce li ho e li spendo, e poi anche da lì è passato un secondo click della serie, giù aspetta però adesso iniziamo a fare che ne tieni un tot almeno che spendi 10%, e gli altri li inizi a investire. Poi vabbè, io sono un caso a parte perché avevo anche la fortuna di avere mio padre che proprio opera nel settore, certo. E cioè quindi nel senso di chi è che ti fidi di più se non di tuo padre, che di lavoro proprio gestisce portafogli importanti e dice alle persone dove mettere i soldi nella serie, pa questi 80 euro dove li metto, no, questi 15 euro sarà, mi sono passati dalla quando inizia ad essere un gruzzoletto importante della serie, pa voglio iniziare a investire, dimmi dove e io li metto. Quindi bam, inizia a darti le direttive, le inizi e mensilmente ti togli sempre una parte dei tuoi guadagni che vai a pompare, sì, quella parte che è proprio il portafoglio a parte tuo di investimenti. Sì. Ti ritrovi, cioè restano e sei orgoglioso secondo me poi a 30-32 anni, ho anche un piccolo gruzzoletto, però ce li ho da parte. La famosa indipendenza probabilmente parte anche da lì, cioè dall'iniziare a metterti qualche cosa da parte, poi magari arrivi a 32 e non devi chiedere sempre tutto a mamma e papà, perché in Italia, tornando sempre un po' di tecnicismo, si parla che insomma la nostra generazione, a parte le pensioni dei nonni, non è che gli è rimasto chissà che, perché non risparmiamo più. Non risparmiamo più, non ci mettiamo più niente da parte, e chi è fortunato, grazie a Dio, a quello che gli passa nei genitori, però secondo me, non dico che bisogna risparmiare, non bisogna fare una bella vita, però forse un piccolo ragionamento su quello, la verità è che pensiamo che sia normale quello che facciamo adesso, in realtà a me piace sempre, la mia parte preferita è la storia, di conseguenza io paragono sempre quello che faccio, per dargli un valore mi riguardo al passato, non è... Cioè ci viene spontaneo oggi questa mentalità consumistica, spendo tutto, faccio tutto, voglio questo, voglio quello. In realtà non è normale che noi abbiamo questa frenesia
di voler fare tutto quello che, cioè di voler, di questo desiderio materiale, mettiamolo così, la prima cosa che ci viene in mente o è l'albergo o è la scarpa o il vestito, cioè non è normale, è strano, cioè in realtà solo 50-60 anni fa, che non è tantissimo, cioè la mentalità era ho queste cose, che ne so, ho 10 vestiti o ho 10 cappotti verdi, non ho bisogno di comprarmi l'ultimo modello tagliato così, anche che la moda vada così velocemente e tu ce l'hai lavorato, sì, fighissimo, bellissimo, perché la novità è meravigliosa, però andare a inseguire la novità costantemente, desiderare sempre di avere l'ultima cosa, alla fine devi anche iniziare a chiederti però a te cosa ti piace. Perché poi questa cosa di dire ah voglio quello, quello è l'ultimo modello, quello è bello, quello è questo, forse dovremmo rallentare e poi iniziare anche a chiederci veramente, in, parlando un discorso spicciolo, sui chi sei, cosa, come ti piace vestirti, dove ti piace andare in vacanza, veramente vuoi andare a Ibiza e Mykonos, ci vado io, sono la prima, però veramente ti piace quel posto o sei una tipa che vorrebbe andare in posti più alternativi, veramente ti piace quella scarpa che adesso va tanto o magari non sei la tipa da quella scarpa e vuoi, se noi non cerchiamo di uscire da questo bombardamento di comprati questo, vai qua, non capisci mai chi sei, non sei mai veramente quello che vuoi e ti sei buttato i soldi a fare quello che facevano gli altri e a seguire le mode. Oggi la moda è assai su tutto, sui viaggi, sui vestiti, su tante tante cose, rischiamo di vivere una vita inseguendo qualcosa che poi veramente non ci appartiene, penso questo. Sono d'accordo. Molli pindarici a poco, lo so, siamo partiti dal consumismo un'altra volta, la moda, adesso, la cosa. Sì, te l'ho detto, si poi viaggia. Ti partono mille discorsi. Mm-hmm. Chiara, ascoltami, grazie mille per essere passata. Mi ha fatto super piacere fare questa chiacchierata con te, dalla regia mi stanno facendo il segno di... perfetto, io non vedo nulla. Stringi. Benissimo. Ok. E dai, ti auguro il meglio. Anche a te di cuore. Un bacio a tutti.